non funziona. Ok, ora ci siamo. E benvenuti dietro le quinte di My Fridge. Abbiamo fatto questa collaborazione su questo brano. Partendo da cosa? Dal fatto che tu mi hai inviato questo arrangiamento del tipo, come al solito, tieni, ascolta. Esatto. E io ho letto il titolo ed era Frigorifero Vintage. Poi ovviamente questa situazione si è trasformata in My Fridge. Però facciamogli sentire un attimino da cosa nasce appunto questo arrangiamento, questa idea. Non ha una storia, la cosa è quella, nel senso, è stato un cazzeggio totale. Non l'ho nemmeno suonata subito col basso, l'ho scritta in MIDI, anche perché ero sul computer, sul divano. Così a cazzeggiare, stavo facendo tutt'altro. Ho aperto il drummer interno di Logic, mm-hmm, e semplicemente ho creato un beat. Però a tiro. Il classico beat in sedicesimi, che già questa roba qua con il riff di basso è quello che poi la fa girare, no? Poi vabbè, in realtà cambia un po' l'armonia, ma il senso di base è questo qua. Doppiare il basso, mm-hmm, con la chitarra baritona, che suona a volte nella stessa ottava, a volte nell'ottava sopra, ma ha un suono con molto più attacco. Ecco qua. Questa roba qua del doppiare con una chitarra baritona o alla stessa ottava o all'ottava alta, sì, in realtà ha radici più vecchie. Io credevo che fosse una roba degli anni 70, epoca Motown, sì, per capirci, fine 60-70. E in realtà questa roba qua ha origine più di 10 anni prima ed è una cosa che veniva fatta nel country. Cioè, tra quali strumenti però? Sempre... Tra una chitarra... Sì... e il contrabbasso, perché il contrabbasso è uno strumento che non ha particolarmente, non solo volume, perché mi direi poi si amplifica, ma che se attacco, cioè esatto, che cioè, ha l'attacco, ma il decadimento della nota è molto molto breve e il suono è molto legnoso, no? È il suo bello, il suo suono, però in arrangiamenti pieni, soprattutto quando poi c'hai il banjo, altre chitarre, tante voci, come in un certo tipo di country, sì, si perdeva la linea di basso, che nel country, soprattutto quando è ballabile, è un aspetto fondamentale. E da lì è nata poi la cosa, quindi, del... Oh, però è sempre affascinante il fatto che uno magari passa da un certo tipo di esigenza, anche proprio tecnica, in un genere, e poi questa cosa viene tramandata, viene... Diventa lo stile, no? Del genere. Diventa, esatto, lo stile del genere. È assorbita, sì, sì. Motown passa anche tuttora, appunto, anche con My Fridge l'abbiamo utilizzata. E siamo nel 2023, cioè nel senso, sì, sì, comunque sì, è sì, una roba che continua a funzionare. Hai fatto questa parte appunto del basso, chitarra baritona, questo bellissimo groove di batteria. Esatto, a cui si aggiunge il classico giro di, come dire, il classico, le classi percussioni del caso. Esatto. Con le classiche conga. Infatti a me questa roba subito mi fa pensare alla disco. Ma perché lì va a pescare esattamente da quelle parti lì. Dai atti in sedicesimi, no? E la mia idea era quello di avere una roba che facesse correre, no? Poi è un pattern veramente super classico, vanno a prendere proprio degli accenti in levare. È quello che poi ho utilizzato a livello di sincope in tutta la roba che ti fa muovere. A partire dal levare classico tra kick e basso, delle DM. Oppure, banalmente... il nuovo ritmo infame, reggaeton. È vero. Cassan 4 e poi sincopi sopra.
E lo scopo di queste percussioni qua è esattamente quella roba lì. Forse da qualche parte, ma forse ce l'ho dentro il gruppo di batteria, c'è uno shaker se non sbaglio. Da una parte c'è il Charlie della batteria, lo shaker invece è dritto. Beh, io sono fan in questo caso perché mi dà sempre una sensazione di collante. Sì, 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 sì. Del tutto, ed è una sfumatura che rimane sotto, no? Quasi a volte anche proprio non percepibile. Proprio perché tanto non servono a volte queste cose che devono venire fuori rispetto all'incastro che hai creato. Ed è una cosa in realtà usatissima in tantissimi generi. Cazzo, se lo levi ti rendi conto che levi un pezzo che è importante. Perché proprio quel tipo di suono? Perché proprio il tambourine o lo shaker? È un suono che è a livello di frequenze proprio distante da tutto. Cioè, ad eccezione dei piatti, di qualche componente armonica di qualche strumento che... Ma l'ancima, se tu aggiungi una roba, ed è una roba stretta, perché se usi un tambourine o uno shaker fai figure strette. Ottavi, sedicesimi, c'è tutta roba tacca 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 tacca, che è sempre lì, no? La fai in un punto che non va ad intaccare la... come dire, lo spazio vitale, cioè tutto il mondo delle frequenze medie, dove hai la musica vera e propria. Esempio, sentire un brano di Sinatra, no? Sì. Dici, cazzo, però come suona bene, no? Senti com'è. E in realtà poi, se lo compariamo agli standard moderni, mancano mai frequenza, mancano tutte le basse, mancano le acutissime. Perché gli strumenti dell'epoca, a livello di registrazione, non permettevano particolarmente di fare bene questa manovra, quando non c'erano proprio i mezzi tecnologici per farli. Ma siccome le medie, cioè che era quello che si sentiva, era arrangiato, calcolato, mixato perfettamente, al nostro orecchio risulta estremamente gradevole.